questi bambini? Li avete visti con che se... Ciao Charlie! Ciao Gianni, benvenuti, ciao. Benvenuti. Dove ci mettiamo che... qua? Qua sulle poltrone d'onore. Che fai con quella busta di plastica in mano? Ho dei regali per te. Addirittura? Sì. Anche tu giochi di prestigio, un'altra sì. Amenità? Sì, sì, cubo di Rubik. Senti, io... Charlie, non, siete, non andate più spesso tanto insieme in televisione, o sbaglio? È la prima volta, solo per te. Ma non è vero. Veramente, è la prima volta che siamo insieme in televisione. L'ultima volta che c'era 30 anni fa. Ma dai, che bello, che grazie, che onore, che piacere. Ma chi è più grande? Io. Di quanto? Di 8 anni. Però sembra di più. Ma non si dice così. Allora, io vi faccio vedere subito l'approfondimento in Casa Gnocchi, che è un programma del 94, in cui tu hai messo in scena, tra virgolette, tutta la vostra famiglia. Perché in famiglia siete sei fratelli. Fratelli, tu il più grande. Sì. Ok, poi c'è la mamma che salutiamo. Mamma Adriana, che ha compiuto 90 anni da poco, anni, poi la vedremo. Certo. E poi c'era papà Ercole. C'era anche una nonna. Che però non era la vera nonna, quella del perché nostra nonna, quella vera, era impegnata con i tacchini in montagna. Noi avevamo un allevamento di tacchini e mia nonna doveva accudire i tacchini. E allora lì abbiamo preso una controfigura. Che detto così l'allevamento di tacchini pare finto, invece è vero. È vero, certo. Ci siamo occupati per anni di allevamento di tacchini, polli e anatre. Ti dirò di più. Il tacchino a novembre lo dovevi vaccinare, no? E noi avevamo 1000 tacchini da vaccinare. Cosa facevamo? Tu dovevi prendere il tacchino, alzargli l'ala e mettergli il vaccino sotto la luce, no? Noi avevamo diviso 1000 tacchini da una parte che dovevano essere vaccinati, poi andare dall'altra parte. E quando il tacchino vaccinato ritornava in mezzo agli altri tacchini. Quindi noi abbiamo vaccinato solo un tacchino 1000 volte. Però è stato bene dopo, è stato bene. Ma non gli credere. L'approfondimento in Casa Gnocchi. Io voglio fare la prima informazione vera, il nuovo vero che avanza. E la farò con la mia vera famiglia, la famiglia italiana. Andrea, il più piccolino. T'ho detto di non sudare. Guarda, non ti sei messo neanche la maglia sotto. Ha sofferto tanto. Però anche lui farà parte di questa redazione. Elena, anche lei ha sofferto le pene dell'inferno, ma ora è qui con noi. Alma, eccolo, il nuovo che avanza, vero? Beh, nuovo, insomma, abbastanza. Mia mamma, Adriana. Grazie, mamma, di essere qui. Ha sofferto tanto anche lei. Federico, il bello della famiglia. Vedrai che ti lanceremo nello Star System. Perché sì, tu lo meriti, non come quelli lì. Tu lo meriti. Grazie. Carlo. Tu sarai la mia spalla, la mia fida spalla, commenteremo le notizie che interessano la famiglia italiana, saremo dalla vostra parte tutti i giorni, da martedì a venerdì alle 19.50, noi, la mia famiglia, dalla vostra parte, perché è ora di finirla con questi portatori del nuovo che sanno solo di vecchio e di muffa! La canzone con la quale siete entrati, che si intitola Giura che non è silicone, fu presentata al Festival Bar del 1992, la leggenda narra. Ti sei emozionato, Charlie? Beh sì, poterla riascoltare è un grande avvenimento. Anche gli gnocchi piangono. No, io sono orgoglioso di aver fatto quel pezzo, perché era il primo pezzo contro il body shaming e noi eravamo precursori contro lo... Sì. Giura che non giura è silicone. Che non è silicone. Allora, a me piace la ciccia, ma che non sia posticcia, è di prima qualità. Giura. Ma è vero che l'avete presentata al Festival Bar solo perché qualcuno dei due doveva comprare la cucina? Sì, io dovevo comprare la cucina e con i diritti di Giura che non è silicone ho comprato la cucina senza gli accessori però. Cioè, vabbè, i pensi. Non è andata benissimo. Senti, ma voi avete cominciato a suonare insieme, giusto? Sì. La band si chiamava I Desmodromici. Cos'è? Che vuol dire? I Desmodromici, e noi eravamo un gruppo, noi eravamo un duo, no? Facevamo solo pezzi tristi, ci chiamavamo il Duo Novembre. E quindi facevamo solo pezzi tristi. Ed erano pezzi in inglese, no? Che poi noi traducevamo in italiano. Ed erano pezzi, ad esempio, c'era un pezzo che era la storia di uno che ama tantissimo una ragazza e vorrebbe che lei fosse sua, ma lei non ci sente, non vuole, no? E passano anni e anni, anni così, no? Poi improvvisamente, inaspettatamente, sono sulla spiaggia, lei gli dà un bacio,
proprio inaspettato, dolcissimo, facendo anche roteare la lingua dentro la sua cavità orale. Però lui la prende mano nella mano, vanno verso il mare per fare il bagno, solo che lui aveva appena mangiato un bombolone, gli si pianta nello stomaco e muore di congestione. E il pezzo si intitola The Bombolone Was Killed Me Because You Do Not Enter In The Sea Before I Pass 3 or 4 Hours Because The Digestion Is Very Difficult, hai capito? E quindi... è quello che dicevano sempre giustamente le nonne. Brava, non mai puoi... fare il bagno dopo che si è mangiato. E da lì siamo partiti con la band. Successone. Lo fai? Aspetto 2 ore sempre. Brava. E Imma si arrabbia, ma no. Io così sono cresciuta. Che tua moglie sei del sud, tu sei del nord, Marita, per usare gli stereotipi, capito? Marita. La tua Marita si io dice. Sono moglie. Sì, ah, tu sai, avete deciso che lei è Marita e tu sei moglie, va bene. Certo. Allora, ma la nonna però, so che a un certo punto faceva dei segnali al telefono perché non sentiva bene, com'è la storia? Noi vivevamo a casa con mia nonna che era stata operata e, alla gola, però rispondeva al telefono al posto nostro e per rispondere al telefono dava dei colpi sulla cornetta. E quindi quando ci chiamavano cosa dicevano, Eugenia? Pensavano che fosse un'officina. Pensavano che fosse un'officina e mettevano giù il telefono. E quindi noi abbiamo perso tantissimi ingaggi perché come call center avevamo mia nonna per quello. Vabbè, ma la adoro. Come si chiamava la nonna? Maria. Donna Maria. Mamma Adriana, abbiamo detto che ha compiuto 90 anni da poco. Da 90 anni. Ok, e vi manda questo messaggio, Adriana. No, veramente? Sì. Davvero? C'è Serena Bortone di Oggi un altro giorno, ci sono Carlo e Eugenio, li salutiamo. Salutiamo, molto volentieri. Nel frattempo saluto anche la conduttrice, che è una signora che io seguo molto volentieri perché mi piace molto. Ciao a tutti, ciao. E ciao al pubblico. Ciao. E non gliel'abbiamo fatto noi. Adriana, grazie. È vero. Mia madre è così, ti ammira. Ti ammira veramente. Ma anch'io ammiro lei, so perché ha fatto mai. Dei figli, non so come, esatto, ha fatto due figli come voi, quindi sicuramente è veramente una donna ancora in gamba, veramente. Charlie, cioè Carlo, Alberto, Federico, Andrea e Elena. E poi c'era invece papà Ercole, giusto? Sì. Partigiano, sindacalista. Una persona un po' bizzarra, io l'ho scritto anche nel libro, avevo scritto un libro dove lo ricordavo, una persona un po' bizzarra perché se tu pensi che con 6 figli, una moglie, come auto, lui ha preso la Duetto, l'Alfa Romeo Duetto. Sì. No, ma veramente, noi andavamo al mare, lui cominciava a portare al mare dal più piccolo, Andrea, a verso maggio-giugno, io arrivavo al mare che ero l'ultimo a novembre, quando non c'era la fine. E questa cosa come ha influito nella tua formazione, Gene? No, è stato, poi lo può dire anche Carlo, è stato un padre meraviglioso. No, perché... il fatto che tu arrivavi al mare a Natale, cosa ti ha provocato? Ha provocato il fatto che io ho praticamente arrivavo al mare che non c'erano più gli ombrelloni, non c'erano un trauma. Comunque mio padre ci faceva sempre fare dei giri per l'Europa. Io a 10 anni sono stato a Monaco di Baviera, in Danimarca, in Belgio, in Olanda e Liechtenstein in Francia. E poi mia mamma ha chiesto di andare in Spagna. Io ho fatto un tema, la professoressa ha scritto: dove siete stati in gita? E ho scritto realmente quello che c'era successo. La professoressa mi ha dato 5 perché ha detto è una storia incredibile e inverosimile e mi ha dato 5. Mio padre ci faceva fare dei tour dell'Europa con questo duetto stipato e eravamo in... quanti eravamo? Eravamo in 6. In 6, sei più la mamma. Sette. Non era proprio il duetto, era la GT che teneva 5 persone. Vabbè, la prima era il duetto, quella GT. Bianca con l'interno rosso era il duetto, scusa. La GT 4 posti. Era la GT e 4 posti. 4 posti, certo. Vabbè, diciamo che comunque avete gironzolato. Beh, però bravo, come si dice, ha aperto il mondo. Allora, adesso c'è il quiz di Cannoletta che è legato, diciamo, a... alla parola gnocco, naturalmente. Che può intendersi la parola gnocco, che ovviamente ha vari significati, può essere la pietanza o può anche indicare un bel ragazzo. Io, essendo dedicata a voi due, perdonatemi, ho scelto la pietanza come accezione. Certo. E quindi la domanda è questa qui. Lo gnocco, parliamo, anzi siamo sotto periodo di feste, quindi parliamo di cibi calorici. La versione più calorica dello gnocco, lo gnocco fritto. Quale tra questi nomi non indica lo gnocco fritto? Quindi non è una variante, come dire, locale dello gnocco fritto. Il chisolino, il pinzino, la scrippella o la crescentina? Pensateci durante la pubblicità.
Vero, Serena? Bravo tesoro, che hai chiamato tu la pubblicità perché ero distratta. Pubblicità! Si deve ancora riprendere. Eva. Rieccoci qui con Eugenio Gene, cioè Carlo Charlie Gnocchi, e se finiamo il chiudiamo il kit. Dagli qui, gnocchi papà, allo gnocco fritto, pizza. La domanda era questa, una di queste parole non è una variante locale dello gnocco fritto, un nome locale, chisolino, pinzino, scrippella o crescentina. Gli affetti stabili hanno scelto come portavoce Eva Grimaldi. Vedi Eva. Di non sbagliare. Beh, Eva. No, diciamo andiamo per logica, perché comunque la crescentina, non ho detto crescentina un attimo, okay. È un formaggio, quindi abbiamo detto, no? Crescentina per noi. E in questo momento c'è tutta Bologna che urla perché che crescentina finto. È in effetti una variante dello gnocco fritto, quindi hai sbagliato. Hai sbagliato. E cos'è? Cari amici gnocchi, voi lo sapete? Scrippella. Bravissimo! Gene Gnocchi ha indovinato, è la scrippella. E come tutta la città di Teramo sta acclamando Gene Gnocchi perché la scrippella è una crepe teramana. Quindi saluti, cucina bene lui, mi sa. Non lo so. Gene, cucini bene. Video messaggio di Simona Ventura. Tutti a casa. Ho conosciuto quel vecchio scarpone di Gene Gnocchi nel 2001. Sono arrivata a quelli che il calcio. Mi chiesero se andava bene che ci fosse anche Gene. Io subito accettai con grande entusiasmo, sono stati 8 anni molto belli. Per par condicio, ovviamente, oggi non parleremo di politica. Non ti attapirare in quel modo, no, ma è normale. Quindi insomma. Io starò qui 5 minuti al massimo. Quelli che il calcio in quegli anni era una grande famiglia. Mi ricordo una cosa divertente di Gene, che lui non amava molto andare a ritirare i premi. Sei invitato anche tu, lui mi disse sì andate che io arrivo, non è mai arrivato. Questa liaison. Sì? Non posso io lavorare con una deficiente. Non sapevo quello che lui facesse nel programma, ma mi divertiva moltissimo poterlo scoprire a sorpresa. Sono stati anni bellissimi in cui abbiamo veramente condiviso delle cose straordinarie. Speriamo che tornino, Gene, cerca di rimanere bello arzillo come sei adesso. Che anni sono stati questi 8 anni? Meravigliosi, perché Simona è una donna che noi abbiamo preso quelli che il calcio da Fazio. E lei non voleva assolutamente sapere quello che io avrei fatto, quindi una fiducia totale, estrema, che non, in televisione è difficilissimo da trovare. E avete fatto insieme anche Sanremo, il Sanremo di Tony Renis, e tu hai raccontato che Tony Renis vi aveva garantito che sarebbe venuto Robert De Niro. Chiunque. No, non ci credo. No. Cioè, che successe? Beh, ciao Tony! No, Tony era una persona fantastica, ci aveva garantito che sarebbe venuto Robert De Niro, Jack Nicholson, perché facevano delle grigliate con lui al largo di Sanremo, diceva lui così. Poi effettivamente non arrivava, non è che arrivassero degli ospiti eccezionali, però è stata un'edizione veramente stimolante. Vi siete divertiti? Sì, ci siamo divertiti tantissimo. Senti Charlie, in realtà poi entrambi avete studiato giurisprudenza. Certo. Ma perché? Era papà che lo voleva farlo? Perché pensavate che potevate comunque avere un piano B? O perché avevate la legge nelle vene? Perché? Beh, allora una laurea è un bel, diciamo, era una bella soddisfazione per i nostri genitori, soprattutto ad esempio per me. Lui era bravo a scuola, io ero un caprone. E essermi laureato è una bella soddisfazione. Senti, ma papà Ercole che tipo di educazione vi ha dato? E mamma Adriana, ovviamente, le cose più importanti che vi hanno insegnato? Ma lui con mia madre diceva sempre che l'unica cosa che puoi fare per i figli è volergli bene. E secondo me è una cosa che sembra così campata per aria, ma invece poi ragionandosi dopo tanto tempo capivo che era veramente, ho capito che è veramente l'unica cosa che puoi fare con i figli. Ma è vero che tu sei diventato nonno da poco? Diventato nonno da 2 mesi e dopo 2 giorni mi è arrivata questa richiesta di fare la pubblicità del Montascale. Quindi adesso mi butterò anche su
sui bagni col portellone, sui prodotti per la prostata, udito. Vabbè, cioè, sto diventando la Ferragni della terza età. Non male, com'è come nonno? Beh, eccezionale. E quando voi avete intrapreso invece la carriera dello spettacolo, che va detto papà? Ma era un po' perplesso, però rideva perché sapeva che comunque eravamo due cialtroni. Però gli spettacoli che facevamo, soprattutto in provincia di Parma, col complessino così, lui veniva, si divertiva e alla fine vedeva che qualcosa montava, anche perché Eugenio faceva ridere. Senti, ma è vero che avete presentato canzoni a Sanremo che non vengono mai prese? Certo. Fammela sentire allora, un po'. Noi vorremmo partecipare a The Voice Senior. Quindi tu, o The Voice Kids. Ma che allora, Kids, noi abbiamo presentato questo pezzo in realtà a Sanremo e non ce l'hanno preso. Allora poi l'abbiamo presentato al festival a Bilbao in spagnolo e questo è stato un successo veramente, lo faccio sentire. Si no puede haber latigo e superlatigo. Si no puede tener la vida a Viña de Si no puede col tuo avio planar, si no puede con la tua barca navigar, e vai a scocco, te costa poco, e vai a scrocco, senza pagar. Tutti insieme! E vai a scrocco, e costa poco, e vai a scrocco, senza pagare. Bella! Questo non l'han voluto a Sanremo, è una vergogna. È una vergogna che noi dobbiamo essere costretti a cantarlo qui da te. È un pezzo che sarebbe, diciamo, l'ottimismo. Non è orecchiabile, non è orecchiabile. Crisi economica. Non è orecchiabile. È orecchiabile. È certo che è orecchiabile. Sto chiedendo a qualcuno che a Sanremo c'è stato, che è Giorgia, che sarà collegata con noi tra un po', per cui rimanete qui perché magari facciamolo può dare anche dei consigli. Secondo me Giorgia non so se è in grado di reggere l'impatto di tanta bellezza. Ma che cosa c'hai qua come spilla? Allora, questo è il movimento del nulla. Io ti faccio un regalo. Io ho fondato il movimento del nulla. In questo momento il movimento del nulla va per la maggiore. È fondamentale. Allora, ho fondato il movimento del nulla. Saremo il 9 di maggio al Teatro Parioli. Però voglio regalarti due magliette con i nostri slogan. Te la faccio vedere. Speriamo bene. Oddio, non queste ci sia scritto devi, nulla di strano. No, queste te le devi mettere. Ecco, questo è il nulla. Questo vi faccio vedere. Questo è e dietro c'è. Basta truffe agli anziani, truffe a tutti, questo, e poi c'è questa qui bianca, te la faccio vedere, saremo un governo ladro anche quando non piove, questo è per te, questo è solo per coerenza. Te, questo è solo questa per si te. Chiama coerenza, questa è coerenza, senti. Questa io voglio che tu venga al 9, e che ti metti queste magliette. Va bene, e che giri, fatto. Dai, senti. mettitela. Adesso, ma no, ma mi si ma mettitela adesso, facci questo favore che poi facciamo ma la foto. No, poi si scompaggia il microfono, mi dicono... Che cosa terribile. Senti, amici, voglio farvi vedere un'ultima cosetta, cosa prendo? Quelli che è il calcio? Vai, dove ci sono Charlie e Joy, così lo ricordiamo. Ah, lo certo, cavolo, ricordiamo. Quelli che è il quiz, scusate. Qual è il tormentone con cui DJ Angelo saluta i suoi ascoltatori? A. Ciao belli. B. Sei più tamarro di Marano. C. Stura l'avventura. Ancora tu? No, non è possibile. Sei più tamarro di Marano. Sei più tamarro di Marano. Sbagliato. Tu? Ciao belli. Bravo. 2-1 fa. Grazie. Foto 3. Come si chiama il programma condotto da Umberto Broccoli? A. Con parole mie. B. Me le canto e me le suono. C. Tabor.
Tavo! Tavo, risposta esatta, 3-2-1. Grazie, va bene, davvero ricordiamo Gioia Violante, che ha fatto con te anche Charlie tante cose. Avete mai litigato voi due? No, sinceramente no, e noi presto saremo insieme per un tour teatrale, stiamo proprio scrivendo uno spettacolo dove Charlie e Gene saranno insieme, bellissimo. E noi non vediamo l'ora di vedervi.